Ecco, siamo sull'uovo che ci porterà sulla Croda Rossa. Oggi è il nostro Veloce, penultimo giorno ma molto in Alta veloce. Fusteria. Siamo a giovedì, Che per ora c'è il bello! sole, Oh, dovrebbe accompagnarci per un molto! altro po', però poi Wow! forse la sera si Bello! guasterà di nuovo. Comunque oggi è il giorno con cielo, con meno nuvole che abbiamo trovato al mattino. Ora su stiamo a più di 2000 metri, quindi può darsi faccia un po' fresco, perché anche dalla nostra cassina, che è circa 1500, quando siamo usciti era un po' frescolino, anche se forse ieri era peggio. Qua non c'è molto da vedere, stiamo attraversando il bosco e quindi niente, ci vediamo in cima, dove dovrebbero esserci le renne, e il giovedì alle 2 dovrebbe essere Bene, possibile grande quella darle da lì. mangiare. Così siamo venuti di giovedì, e poi dovremo anche timbrare il braccialettino, eccolo qua, che abbiamo già timbrato sul monte Baranci. Ci mancano ancora ben 3 timbri, quindi oggi insomma dobbiamo darci da fare. Ecco una delle magnifiche viste che si vede da qua su sul sentiero per famiglie, il sentiero numero 19. E dopo una prima bella salita, però breve, abbiamo trovato la stazione, insomma la casina per pinzare il braccialetto. Però abbiamo deciso di continuare il sentiero circolare perché, a differenza del Monte Baranci, che era tutto nel bosco, questo è bello perché ora vabbè, da questo lato si vede solo monti, però di là c'è tutta la vista sui prati, sui pascoli, veramente bello. Ora se si vede altre, ci siamo un po' scordati di far vedere la parte bella. Qui siamo nel bel mezzo di una pista, questo è uno ski lift. In realtà siamo arrivati da lassù e abbiamo fatto una deviazione del sentiero per le famiglie dentro il bosco. Sì, andiamo, andiamo. Ora ci dirigiamo verso il rifugio Rudi Hutte. Poi alle 2 c'è il foraggiamento delle renne. Siamo quasi arrivati al rifugio Rudi Hutte. Questa è più o meno la strada che abbiamo fatto. Lì a questa casina c'è la stazione di pinzatura. Ci siamo fatti fregare, abbiamo fatto una deviazione, ma è stato bello. Ora se può si va a mangiare. Ecco il piatto del contadino. Ci siamo fermati al rifugio Rudi Hutte, è un rifugio un po', come dire, si atteggia al ristorantone, bisogna aspettare che ci vengano a prendere all'entrata, quindi non si può andare in bagno, ci assegnano un tavolo loro. Però vabbè, è abbastanza abbordabile. Questo è il piatto del contadino, è polenta, formaggio speck. Questo invece è un wafer con panna e mirtilli, che Babbo ha deciso di pranzare con un dolce. L'Alice invece ha preso uova, speck e patate, e l'Emma il solito wursterone. Ecco finalmente dopo molto aspettare una renna. Mamma, andiamo lì vicino alle No, non siamo riusciti a venire qui alle 2 per dargli da mangiare, perché alle 2 eravamo a mangiare noi. E siamo arrivati qua. Praticamente siamo all'arrivo della binovia sulla sinistra, però c'è solo questa renna qua. anche un po' spenta. Ma Babbo Natale è al Polo Nord. Sì, che il Babbo Questo è il Natale Polo sta un po' Nord, meglio. perché qui c'è una renna. Ecco, stiamo facendo il terzo timbro al braccialetto, ormai ce ne manca solo uno per avere
il peluche, siamo in cima all'ovetto Tre Cime. Quassù non c'è molto, mi sa, per i bimbi, però c'è uno scivolo, una casettina giù prima di prendere l'ovetto. Siamo a più di 2000 metri, ci sono tante piste da sci per l'inverno. Questa è la vista dall'ovetto. È tornato il sole. Qui c'è anche un altro uovo che però era chiuso, che si poteva prendere giù a valle. In questo momento c'era solo questo qua aperto. Qui siamo all'arrivo della camminovia Tre Cime, 2100 metri. Là ci sono diverse mucche, che questi sono i pascoli sopra Sesto, e volendo ci sono tante passeggiate per andare su queste malghe di Sesto, però non ci sono percorsi famiglia o forse qualcosa, ma insomma noi siamo stati qui a bivaccare. Qui a prendere il sole. Però ora è bello. Ci sono le mucche. Eccoci qua, questo è il nostro ultimo giorno, siamo appena arrivati sul Monte Elmo, con l'ovetto da Versiaco, però c'è anche l'ovo da Sesto, quello là. E oggi è una bellissima giornata, non pioverà, tira un po' di vento, però c'è il sole. Adesso andiamo a cercare questo percorso per famiglie, con bambini, e sì, è il percorso All Pearl. Facciamo così anche l'ultima pinzatura del braccialetto, così poi andiamo a prendere il peluche. E sì, lì c'è il cartello All Pearl, e là l'inizio del percorso. Ecco il percorso natura All Pearl. Dice che possiamo farlo tutto a piedi nudi, e in effetti inizia proprio così, con col fieno e con i sassi, sì, con i legni, e quindi perché no, facciamolo a piedi nudi. Abbiamo cominciato la salita di questa arrampicata dedicata al gufo reale, il compagno di All Pearl. È finita la parte con la corteccia, adesso ci arrampichiamo lassù. Parecchio bello e vario, sono un po' fuori forma, sono un po' affaticato, comunque molto bellino. Poi è gratis, a differenza di quello di Villa Bassa, che era minuscolo, questo è gigantesco. Abbiamo trovato l'area relax con i laghetti, c'era un percorso per mettere da pieni nudi nel fango, poi per fortuna c'è i laghetti per lavarsi i piedi, e c'era la stazione di pinzatura, e poi quassù c'è una bellissima vista sulle montagne e su Sesto. Poi ci sono tutte queste belle panche per queste sdraio, e lassù c'è il Monte Elmo. E ora continuiamo il percorso a piedi nudi, c'è il nascondiglio di All Pearl a 250 metri. Eccolo là, ora arriveremo lì. Facciamo vedere questo pezzettino per mostrare comunque come hanno lavorato bene, perché c'è il sentiero, diciamo, per camminare o per andare col passeggino, e poi c'è tutto il sentiero a piedi nudi, è proprio bellino. E poi ogni tanto ci sono questi pannelli informativi,
sugli amici di Holper, che sono tutti gli animaletti. Ora qui credo ci sia il cervo. Solo al crepuscolo i maschi possiedono le corna, le femmine no. Holper si incontra con i caprioli prima che rabbuia completamente, come italiano. Spesso giocano al sento qualcosa che tu non senti. Veramente bellino. Questo è il nascondiglio di Holper, non si può entrare ma si sentono dei rumori molto sinistri. Senti. Perché? Perché è lui? È lui. Davvero è lui? Ecco il nascondiglio. Però è chiuso, non ci si può entrare dentro. Allora, siamo sul Monte Elmo, sul ristorante l'unico che c'è qua. Questi sono canederli di formaggio al formaggio su un letto di non sono proprio crauti, sono cavolo cappuccio o cavolo verde, insomma, condito con parmigiano un po' alla crauta. Delicati, buoni, approvati. Ed ecco l'Holper pupazzo che abbiamo preso perché abbiamo fatto tutte e quattro le spunte. La signora ci stava dicendo che qualcuno dice che è difficile trovare quello sull'Holper, ma noi l'abbiamo trovato subito e niente, hanno voluto lo stesso peluche, così non si litiga. Meglio così, evviva. Ciao. Ora andiamo a passare l'ultimo pomeriggio della vacanza. Ciao. 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 Siamo al parco giochi di San Candido, che è praticamente situato su una collinetta e c'è da fare un po' una salitina a piedi, che è un po' faticoso, però come tutti gli altri parchi giochi che abbiamo visto è molto molto bello, perché ci sono tanti giochi anche molto particolari, la carrucola, lì c'è una zattera in mezzo a un laghetto e poi come sempre c'è la fontanella, ci sono dei pannelli informativi e c'è il bagno è quel cassottino laggiù che è sempre gratis, è sempre rifornito, c'è sempre carta igienica, carta, è sempre pulito, qui addirittura c'è un fasciatoio, quindi diciamo di questi parchi siamo rimasti molto contenti, anche diciamo tutto quello che abbiamo girato abbiamo sempre trovato bagno a disposizione, sempre tutto molto comodo. Per cui questa parte, diciamo, della vacanza ci ha soddisfatto molto. Allora, siamo a San Candido, oggi c'è la festa degli artisti di strada, abbiamo appena fatto acquisti da Almaso dello Spec, c'è tanta gente, per ora abbiamo visto soltanto un cammello passare, in realtà c'è tanta gente ma per ora non c'è niente di che, c'è un palco e niente, però è piacevole stare qua, però le bambine sono molto stanche dopo essere state al parco e quindi giriamo un po' per qua e vediamo come va. Eccolo, dice il lemma sulla giostra e là ci sono, c'è uno spettacolo di artisti di strada che saltano. Allora, vi facciamo vedere gli acquisti che abbiamo fatto oggi, ci siamo concessi un po' di shopping enogastronomico a San Candido. Abbiamo preso questa bellissima tisana al fieno d'alpeggio e fiore di montagna. Poi abbiamo preso il polline di qua, poi abbiamo preso un bellissimo salame di cervo o con cervo, e, vabbè non è tutto cervo, è con cervo, però c'era col cervo, col daino, col cinghiale, poi questa è bellissima, ora la apro così per farvela vedere, praticamente è una caciotta, praticamente
stagionata nei fiori. C'ha un profumo buonissimo. Questa ci hanno detto che praticamente si conserva così fuori dal frigo un sacco di tempo. E poi faccio vedere velocemente i prodotti che abbiamo comprato da frigo. Allora, il latte, perché questo latte che ci danno qua alla, al Maso è buono, però non è pastorizzato. Questo invece è praticamente è la, insomma, è la, l'azienda a cui dovrebbero fornire loro il latte, con le tre cime, ed è, insomma, l'abbiamo preso in latteria, anche se è confezionato. Poi lo speck di artigianale di Tito, con questo ci facciamo i panini domani per tornare a casa. Poi il fiocco al ginepro, che questo ci, cioè non è speck, però ci ispirava tantissimo, dovrebbe essere comunque affumicato e aromatizzato al ginepro, alle bacche di ginepro. Poi gli immancabili canederli, abbiamo preso solo 4 perché tanto le bambine non li mangiano. Questi sono i canederli allo speck, che in questa vacanza mi è mancato di mangiare gli canederli in brodo. E poi il burro sempre di questa azienda, che non so bene come si chiama, perché sabato ai giochi, va bene. E niente, burro comunque di montagna, quindi insomma siamo molto contenti dei nostri acquisti. Forse non ho fatto vedere l'unica cosa non mangereccia che abbiamo comprato, che è il magnesino, immancabile magnesino di San Canido, scelto dall'Alice. E quindi dall'Alice, niente, siamo contenti. Eccoci alla conclusione di questa vacanza in Alta Costeria. Oggi è stata una giornata molto positiva, eravamo lassù in cima, proprio sul Monte Elmo, che ce lo siamo sempre rimirato così, però oggi siamo stati, è stata una giornata calda, molto piacevole, assolata. Il percorso dell'Operl è stato forse il più bello di questi percorsi in quota tra Baranci e anche Croda Rossa che abbiamo visto, soprattutto perché c'era questa possibilità di farlo tutto a piedi nudi. Le bambine si sono divertite, anche se insomma era di una certa lunghezza, insomma comunque come quegli altri, però l'hanno affrontato meglio e è stato più divertente. È stato divertente anche per noi, molto carino. Poi insomma la vista da lassù è veramente veramente bella. E niente, poi insomma la gita a San Candido è stata proficua. Questa festa degli artisti di strada, c'era un programma, forse verso sera si sarebbe animata un po', però era carino, c'era quell'area con tutti un po' giochi per bambini praticamente a offerta libera. E niente, insomma ora domani torniamo a casa, quindi questa vacanza è finita. Un po' mi dispiace perché si sta veramente bene qua, ci abbiamo messo un po' a stare bene, un po' perché il tempo è stato così così, tra pioggia magari e freddo, diciamo, un po' perché anche noi comunque adattarsi, siamo passati da quasi 40 gradi a 15, è stato un po' difficoltoso, però siamo stati bene, quassù si sta sempre bene. E torneremo sicuramente in Dolomiti, probabilmente cambieremo posti perché comunque ci hanno un po' da tutte le parti questa attenzione, soprattutto per i bambini, che ci piace parecchio. Abbiamo visto un po' due lati, uno un po' più esoso, un po' più della serie strappiamo ogni euro, il parcheggio, la pallina ai turisti. L'altro invece più, come dire, ci sono un sacco di servizi, soprattutto in questi parchi che non sono in quota, che magari sono anche fatti per i residenti, ci sono tanti, tanti giochi, ci si può passare tante, tante ore, e quindi insomma bello. Poi questo Maso ci è piaciuto veramente tanto, bello stare a contatto, stare proprio in campagna, in posizione dominante, a contatto con la natura, con gli animali. Qui c'erano le galline, i conigli, le mucche, hanno visto mungere le mucche, le bambine sono state contente.
Tra l'altro mi sa che da lassù non si vedeva Sesto, ma si vedeva San Candido sempre. E niente, insomma, quindi beh, salutiamo qua. Se avete qualche domanda, fatecela nei commenti. A presto dal rifugio del funghetto!